Grazie di essere qui, semplicemente per dare qualche ulteriore dettaglio a quanto già avete letto sui giornali per iniziativa penetrante giornalistica sul territorio che vi ha consentito ai più di dare un po' un quadro di situazione di quanto diciamo, è stato realizzato ieri alle prime luci dell'alba. La Guardia di Finanza di Viterbo ieri alle prime luci dell'alba ha concluso una vasta operazione nel settore dell'usura. L'indagine ha permesso di eliminare e disarticolare completamente un'organizzazione dedita al prestito di denaro operante sia nel viterbese che nel Ternano. Con l'impiego di oltre 80 finanzieri sono state eseguite 13 ordinanze di custodia cautelare, di cui 9 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, nonché perquisizioni e sequestri presso abitazioni, istituti di credito e società, disposte dall'autorità giudiziaria di Viterbo. Gli arrestati, tra cui due donne, sono stati tutti accusati di usura in concorso. L'operazione rappresenta la conclusione di 2 anni di indagini, iniziate su segnalazione di un imprenditore in crisi, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Viterbo, la dottoressa Paola Conti. Gli arrestati erano tutti dediti alla concessione abusiva di prestiti di denaro con applicazione sistematica di tassi di interesse, non direi usurari, ma direi totalmente impossibili, perché parliamo di un range tra il 3.650% fino ad arrivare al 18.000% annuali. Quindi si tratta proprio di un gioco a raddoppio in 10 giorni nel caso di 3.650%. Prego? Non era 180. Si vede che la penetrante azione informativa sul territorio è informato male, perché se in 10 giorni l'importo raddoppia, calcolando un tasso con 365 giorni all'anno, al 10% al giorno si arriva al 3.650. Quindi per raddoppiare in 10 giorni ci vuole un 10% al giorno. Ecco lì che i 5.000 euro diventano 10.000 dopo 10 giorni. Sono stati sequestrati conti correnti, cambiali, libretti al portatore, depositi, titoli, fondi comuni investimento, cassette di sicurezza, numerose cambiali firmate con importi in bianco, nonché diciamo, è in fase ancora di quantificazione il totale dell'ammontare di questi importi, che dovrebbe comunque superare alcune centinaia di migliaia di euro. Non si esclude un ulteriore sviluppo. Però al momento ci limitiamo a esaminare tutta la documentazione che è stata sequestrata e cautelata, diciamo, nella giornata di ieri. Adesso praticamente la cifra, quale possiamo dare? La cifra, alcune centinaia di migliaia di euro, però per riuscire a sommare tutti gli importi vanno diciamo suggellati, fatti tutti i totali, e non possiamo, sicuramente supereremo i 500.000 euro, questo è sicuro, però non è tanto, diciamo, l'importo in sé, è diciamo, la bontà dell'operazione sta nel fatto che diciamo, si è riusciti a disarticolare un'organizzazione che è stata scoperta grazie, diciamo, all'impegno della Guardia di Finanza che ha raccolto lo stato di crisi in cui versava un imprenditore viterbese, peraltro un imprenditore che diciamo, possiamo collocare nella fascia medio-alta come tenore di vita prima che incappasse in questo circuito vizioso di prestiti a tassi, diciamo, di che settore? Era un imprenditore edile che per continuare a mantenere un determinato tenore di vita medio o medio alto e soprattutto ritengo anche per fare in modo che la famiglia dello stesso non si accorgesse del periodo di crisi in cui la sua impresa edile si veniva a trovare, vista anche la contingenza del momento che insomma non rende florido il mercato per chi deve comunque realizzare attività commerciali nel settore dell'edilizia, si è rivolta dapprima a parenti, perché si è rivolta a parenti di primo grado, poi ad amici di questi, fin tanto che è andata anche a imbattersi in personaggi già con precedente, diciamo, più o meno attinente al settore, che gestiva anche un locale
definibile come una bisca, dove si praticava nel Ternano. E, è stato anche in passato soggetto a, diciamo, minacce velate circa la possibilità di dover restituire entro breve tempo determinati, possiamo definire piccoli prestiti, perché poi alla fine parliamo di importi di 5.000, 10.000, 2.000, che però raddoppiavano nel giro di 10 giorni, quindi creando un circuito diciamo vizioso da cui non è riuscito più a uscire. Un particolare importante che possiamo segnalare è che questo grave stato di crisi lo ha portato anche a uno stato di prostrazione psicologica, e in questo è stato di fondamentale, diciamo, ausilio anche l'assistenza del corpo dei militari delle Fiamme Gialle dal punto di vista umano, perché mi riferiscono che in un'occasione sia passato in caserma, dove peraltro è stato più volte, nonché anche, diciamo, convocato per rendere diciamo di volta in volta tutte, diciamo, fornire i vari elementi che sono serviti poi per provare diciamo, la tipologia del reato contestato agli arrestati, lasciando una missiva indirizzata alla pattuglia operante, che prontamente però riconosciuto da un altro militare di passaggio dice: ma questo non è il signor X. Ha aperto questa lettera, e in questa lettera non so se violiamo la privacy del soggetto, però stava praticamente rappresentando che andava a farsi un bagno al lago e non sapeva nuotare. Quindi è stato immediatamente rintracciato e messo subito tra virgolette al sicuro, in quanto si è provveduto a fargli dare anche un'ulteriore assistenza psicologica, perché evidentemente questo suo stato di prostrazione l'avrebbe portato a un estremo gesto. Atteso che è una cosa che l'ha molto ferito è stato anche il pignoramento sia di beni mobili riferibili a lui, beni familiari, e nonché c'è anche una procedura che poi è stata interrotta, per fortuna grazie anche al nostro intervento e all'intervento della prefettura di Viterbo, e il pignoramento dell'abitazione, diciamo l'ipoteca sulla casa. Quindi d'altra parte questo è un settore che è difficilissimo da provare, e anche molto 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 difficile che si abbia la forza e la consapevolezza di ammettere la sconfitta da parte diciamo del privato, e rivolgersi, perché diciamo solo grazie all'aiuto delle autorità competenti può uscire da questo circolo vizioso. Quindi in questo caso possiamo dire che per lui la situazione sicuramente ha preso una piega risolutiva, che in altro modo non avrebbe fatto nient'altro che attorcigliarsi su se stesso, stringendolo sempre di più in questa sua grave situazione debitoria nei confronti, diciamo, dei suoi usurai. Il pignoramento l'ha venuto in banca. Adesso, diciamo, nel dettaglio non posso entrare, però comunque sicuramente diciamo, sappiamo che è stato messo al sicuro, è stato anche assistito dai competenti settori della prefettura per avere accesso ai fondi antiusura. Insomma, diciamo che è fuori dal tunnel, possiamo definirlo fuori dal tunnel. La cosa che fa pensare è che comunque è un'esigenza diciamo che lui ha sentito di rivolgersi a un corpo di polizia, è nata a seguito di un controllo ordinario che noi svolgiamo sulle prestazioni agevolate, e quindi avendo conosciuto una pattuglia di nostri militari con cui si è creato uno stato di, non di soggezione bensì di comprensione, quindi umanamente ha avuto il coraggio di aprirsi, di rappresentare ai nostri militari questo suo disagio, e piano piano questo suo desiderio poi è diventato giustamente un esposto che ha dato diciamo, un input a poter investigare, provare anche a seguito di intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, appostamenti a più riprese, questa situazione che ha consentito un'emissione di 13 ordinanze di custodia cautelari, che ripeto, da
diciamo, un'attenta analisi, non posso dire non fa una piega, perché poi sicuramente sarà tutto poi da ridiscutere, però ci sono dei fortissimi indizi di colpevolezza che diciamo, ci hanno costretto anche a chiedere l'adozione di queste misure, che è stata poi concessa su richiesta della dottoressa Conti da GIP.